Parliamo del Pescara, giovedì prossimo vertice tra Sebastiani e Navarra, un incontro decisivo per l'ingresso o meno nel club biancazzurro dell'imprenditore di Ferentino, vertice da dentro fuori, come ha affermato il nostro sito Rosettano Navarra. Fino a mercoledì Sebastiani è impegnato, giovedì ci incontreremo, parleremo, poi prenderò una decisione. Poche parole da parte dell'ex azionista della Pontedera, di certo come vi abbiamo raccontato in questi giorni l'accordo non è stato ancora trovato, altrimenti l'ingresso di Navarra nel club si sarebbe già concretizzato. Del resto il primo incontro risale al 7 maggio, sera della sfida playoff tra Pescara e Pontedera, stiamo parlando di un mese e mezzo fa. Giovedì la situazione verrà chiarita in un verso o nell'altro, il vertice si svolgerà probabilmente a Ferentino, paese natale di Navarra. Per il resto tutto fermo da giovedì in poi, la scelta del nuovo allenatore. Tessera ci ha confermato che i contatti sono fermi dallo scorso 1 giugno, una sola chiacchierata telefonica con la DS dell'Icarri e nulla più. Il tecnico di Montebelluna è legato alla Triestina da un altro anno di contratto, ostacolo non di poco conto. Le alternative sono Fabio Caserta e Francesco Baldini. Come noto Cerignola concretamente interessato a Cupone, al momento però manca l'intesa tra i due club, se ne riparlerà eventualmente. Intanto anticipato alle 15 di sabato prossimo 29 giugno il corteo della tifoseria biancazzurra da Piazza Salotto sino a Palazzo di Città. Sarà la terza iniziativa di protesta contro il presidente Sebastiani.